eccomi. Allora, sempre bravo nella guida. Paura. Allora, dottor Timpone, si parla di riduzione delle imposte. Se ne parla spesso, ma questa volta mi sembra che si faccia sul serio. Che cos'è? Beh, questo è un argomento dell'ultima ora, perché è stata appena approvata la cosiddetta delega fiscale. In questa delega fiscale ci sono tanti provvedimenti a favore dei contribuenti. Uno tra questi è sicuramente la riduzione di quelle che sono le imposte, la cosiddetta IRPEF, perché da 4 aliquote passano a 3. Quindi sostanzialmente ci sono varie ipotesi. Quella più accreditata è quella che sostanzialmente il primo scaglione arriverà a 28.000 euro facendo pagare il 23%, poi da 28 a 50 il 33%, da 50 a salire il 43%. Che significa, tradotti in soldoni? Che chi oggi ha un reddito di 30.000 euro dovrebbe avere un risparmio di circa 250-300 euro. Chi sale magari a 70-80.000 euro, parliamo di 600-700 euro all'anno. Ok, però dottor Timpone, una cosa, chi ne può beneficiare e chi no? Ne possono beneficiare tutti, quindi lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati. Anche su questo aspetto è importante spiegare questo, che oggi paradossalmente a parità di reddito, pensionato, dipendente o lavoratore autonomo, si pagano imposte differenti. L'obiettivo della riforma è dire questo: con lo stesso reddito le imposte devono essere le stesse, quindi pensionato, certo, dipendente, lavoratore autonomo, con parità di reddito pagano le stesse imposte. Oggi bene, non è così. Perfetto. Allora, una cosa dell'ultima ora, perché vede, siamo tanto sulla notizia, negli ultimi 2 anni c'è stata una corsa a rifare i bagni, rifare i rinfissi, rifare le facciate, insomma un gran guazzabuglio di rifare qualunque cosa, e naturalmente dal 16 febbraio tutto questo è stato sospeso, buttando nel dramma tante famiglie, tante persone che ovviamente si sono trovate in mezzo al guado, no? E adesso invece pare che a qualcuno venga ripescato. Cosa sta succedendo? Sì, in realtà il 16 febbraio è stato approvato un decreto dove si è stabilito che non vale più lo sconto in fattura e la cessione del credito. Quindi in pratica, se io acquistavo una caldaia, non posso dire al fornitore pago al netto di quello che lo sconto, quindi del 50 o del 65%. Stesso discorso, magari acquistavo la caldaia, non posso più cedere il mio credito ad esempio alla banca per monetizzarlo. Perché questo? Perché effettivamente sono stati commessi degli abusi, una serie di truffe, e quindi, certo, poiché costava tanto allo Stato, si è stabilito di dare uno stop. Che è successo però? Che nel frattempo si sono, come dire, verificati i cosiddetti esodati del superbonus, ossia chi aveva ordinato ad esempio una caldaia oppure aveva avviato i lavori prima del 16 si è trovato bloccato lo sconto o la cessione. Nell'ultima ora che si è deciso di fare? Si è deciso di fare questo, ossia tutte quelle persone che hanno prima del 16 febbraio effettuato un acconto, ad esempio per acquistare la caldaia, possono continuare a beneficiare dello sconto in fattura dello sconto o della cessione del credito. Certo. Però per fare questo, magari se uno non ha fatto l'acconto, c'è un'altra via d'uscita, e questo è stato approvato insomma recentemente in un emendamento a proposito della conversione del decreto. Ieri. Esatto, dell'ultima ora, last minutes. E lunedì dovrebbe esserci praticamente, insomma, dovrebbe portare a concludersi questi tipi di interventi a favore dei contribuenti. Ossia, basterebbe dimostrare che effettivamente prima del 16 si è acquistato la caldaia, quindi una dichiarazione o del fornitore oppure dell'acquirente. Perfetto. Eccomi, Gene. Sono ho comprato un rigassificatore, 11 milioni di euro, vale anche per me questo? No, non credo. Andrebbe fatta una legge ad hoc. Dottor Timpone, io mi scuso, a questo punto Fabrizio avrebbe dovuto carrellarla fuori, ma Fabrizio oggi non si capisce perché. Bravo, si carrella da solo. Grazie, dottor Timpone. Grazie. Attento all'incidente. Un po' di esercizio.